Bye-bye. Mm -hmm. Seconda parte. Paradisi artificiali. Quello che ti sembra impossibile, invece è dietro l'angolo. Puoi andare ovunque, ma questo cosa cambierebbe? Giri e rigiri orbitando intorno al Sole. Non ricordi dove sei andato. Non sai dove andrai. Nasciamo, brulichiamo, ci accoppiamo, moriamo. Così, vicini all'eternità che colora l'universo. È dentro il sangue che ti pulsa nelle vene, è nell'aria che stai respirando. Si agita nei tuoi pensieri. Oceano Atlantico, anno 2040. Donald Reno guardava il tramonto all'orizzonte dal ponte della nave cargo su cui era imbarcato. L'enorme palla di fuoco arancione che era il sole stava pian piano scomparendo, inghiottita da una muraglia verticale di nuvole che si alzavano dalla superficie del mare puntando al cielo. Se ne stava per conto suo con il volto sferzato dal vento marino e dagli schizzi d'acqua salmastra che lo colpivano in continuazione. Non poteva fare a meno di pensare a sua figlia. Quello che aveva detto, le lacrime che le cadevano sul viso come gocce di rugiada. L'aveva abbandonata nel momento del bisogno. Sarebbe dovuto restare a casa con lei, perché diavolo era partito ugualmente. Forse lo scappare dai problemi era una delle cose che gli riusciva meglio. In fin dei conti lo faceva da tutta la vita. Ora però a chilometri di distanza da lei se ne pentiva. Avrebbe voluto soltanto tornare da Ariel per scusarsi con lei e stringerla forte tra le sue braccia erano salpati già da qualche giorno per la manutenzione ordinaria di tre plastic cutter, grosse boe che operavano autonomamente in tutti i mari del globo, recuperando detriti di vario tipo. Donny si occupava di questo tipo di lavoro da molti anni ormai. La paga era buona, soprattutto dopo la promozione che aveva ricevuto a capo manutentore anziano. Era assunto tramite un pesce grosso del settore, la Cobalt Group era responsabile della manutenzione di una grossa fetta di oceano atlantico. Guardala! Sta arrivando un bel tempo del cavolo! commentò un giovane ragazzo raggiungendo Donald alle ringhiere del ponte di poppa. L'equipaggio comunicava principalmente in inglese, ma molto spesso capitava che qualcuno ricorresse alla propria lingua madre per tamponare le lacune. Donald riconobbe dal colore arancio fosforescente dell'uniforme che il ragazzo era un membro della squadra tecnica. L'etichetta sulla divisa dell'uomo diceva Hans Reuss, Germania. Piacere, Donald Reno, capo manutentore anziano. Tu devi essere il nuovo acquisto della squadra. Proprio così. Mi chiamo Hans Reuss, tecnico specializzato. Deduco che sarai il mio nuovo capo, chiese Reuss stringendogli la mano. Sì, ma non dirlo mai ad alta voce. Se qualcuno te lo chiede qui c'è solo un capo e si chiama Siri Bordak. Donnie lesse il disagio nel volto del giovane tedesco che non sapeva più come rispondere. Sto scherzando, Royce. Non ti devi preoccupare, ghignò Donald, tornando a guardare il sole tramontare. Vedrai che tempo d'inferno, capo. Ho visto il canale meteorologico. Sta passando una tempesta di categoria 5 qui vicino. Niente di buono, temo. Il tedesco indicava la colonna di nuvoloni minacciosi, cercando di instaurare una conversazione con il suo nuovo capo. Il sole veniva ingoiato da un manto nero pece composto d'acqua e fulmini. Ho appena parlato con il capo della sicurezza, Boris. È stato lui a darmi qualche dritta su come orientarmi a bordo. Appena sono salito sulla nave mi sono subito perso. Penso di essermi cacciato in sala macchine. Laggiù la gente è parecchio gafona. Per me... È la prima volta su una nave di questo tipo e soprattutto è la prima volta che prendo il largo nell'oceano. Donny, immerso nei propri pensieri, non aveva ascoltato nemmeno una parola di quel discorso. Il suo sguardo era fisso al limitare di quell'infinito ammasso d'acqua, la mente persa nei ricordi del passato. Va tutto bene, Donald? Si preoccupò di chiedere il giovane tecnico, notando che l'uomo non lo degnava di uno sguardo. Sì, certo, tutto benissimo. Non lo conosco il nuovo capo della sicurezza, ma da quello che mi hanno raccontato sono sicuro che si rivelerà un valido membro dell'equipaggio. Io mi ritiro nei miei alloggi. Tra poco inizierà a piovere, il vento si sta già rafforzando. È stato un piacere conoscerti, Hans Royce. Donald lasciò da solo il ragazzo, che con sguardo confuso lo guardò allontanarsi verso il castello. Il vento si intensificava via via sempre più e le prime gocce d'acqua cominciavano a cozzare pesanti contro la fiancata della nave. Donald passò a fianco al castello del ponte di comando, raggiungendo il boccaporto che conduceva agli alloggi sotto coperta. Prima di entrare notò due membri dell'equipaggio che se ne stavano seduti su una panca lì vicino. Milliberg e Shaw, pensò riconoscendoli. Lavorava già da diversi anni con loro e di solito si incontravano semplicemente per organizzare la tabella dei turni delle rispettive squadre. Milliberg teneva in grembo uno smart screen, mentre il suo compagno ascoltava concentrato la trasmissione in diretta. Erano sintonizzati su uno di quei canali social con milioni di seguaci. In un primo momento Donnie pensò di raggiungerli, ma poi decise di far finta di niente e passare oltre. Aveva altro a cui pensare e non si sentiva in vene di chiacchiere inutili come avrebbe potuto confermare anche Hans Royce. Shaw lo chiamò. Ehi capo, ehi, devi proprio sentirla questa. Tu non sei appassionato di spazio o cavolate simili. Vieni a vedere questo. Urlando aveva attirato l'attenzione di tutto il personale di bordo nelle vicinanze. Donald tolse la mano dal maniglione del boccaporto e si voltò verso i due. Come fai a sapere che sono appassionato di astronomia? chiese corrugando la fronte. La nave è piccola e le voci corrono. Il capitano Bordak deve avermene parlato in passato. Donny si avvicinò allo schermo del dispositivo per capire di che cosa si trattava. Proprio così, Dana, le immagini che stiamo per mostrarvi sono state pubblicate qualche ora fa dal team Rye Star e hanno gettato la comunità astronomica mondiale nel panico. È scoppiato un tutti contro tutti all'ultimo sangue per cercare di comprendere la natura dello strano fenomeno. Seguirono foto satellitari ad alta risoluzione che mostravano un numero spropositato di oggetti non identificati, disseminati per tutta la sezione esterna del Sistema Solare, precisamente nella fascia di Kuiper. La teoria dello sciame meteorico prodotto dal passaggio di una misteriosa cometa sta perdendo sempre più terreno. La NASA non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma siamo fiduciosi che lo farà nelle prossime ore. Alcuni appassionati si chiedono se ci troviamo di fronte ad un vero e proprio avvistamento di extraterrestri, ma le autorità competenti hanno già smentito un'eventualità di questo tipo. Guarda qui, capo, esclamò Shaw esaminando il volto di Donald in cerca di qualche reazione. Questi puntini scuri che diavolo sono secondo te? Meteoriti? È possibile che viaggino così veloci? Donald era sconvolto da quelle immagini. Non aveva mai visto nulla di simile e lui era un vero e proprio appassionato di astronomia. Cercò di non mostrarsi più di troppo interessato alla notizia, limitandosi a sminuire la faccenda con una battuta. Sembra che si sia rovesciato un barattolo gigante di perline nello spazio. Questo è il canale di Dana Miss, giusto? Dice un sacco di cavolate quella donna. Non state ad ascoltarla. Confermiamo che la teoria più accreditata è quella del dottor Greg Jones, il responsabile della scoperta a capo del team Ryester. Ha affermato infatti che si tratta di un'anomalia gravitazionale di natura sconosciuta, probabilmente causata dal misterioso pianeta 9, il gigante al limite del nostro sistema solare. Torneremo in diretta non appena il portavoce della NASA rilascerà una dichiarazione. Ora passiamo la linea al nostro inviato per gli ultimi aggiornamenti sul tempo. Era un fenomeno strano, ora che Donny ci rifletteva sopra. Pensò a quando era piccolo, le gite che aveva fatto insieme a Joe con il telescopio. Era un brutto periodo quello e ultimamente si sentiva più vecchio del solito. Fece una smorfia di riluttanza, poi riprese la sua opera di critico. Fidatevi di me, ragazzi. Non date retta a tutto quello che sentite su questo canale. Io sono cresciuto in mezzo a notizie false come questa. E volete sapere cosa ne penso? Questa è tutta legna da ardere per il falò di Dana Miss. Sapete quanti soldi guadagna con un solo servizio dei suoi? Dovreste chiedervelo prima di ascoltare cosa dice. Ne inventa di tutti i colori per attirare più spettatori. Donny allungò una pacca sulla spalla di Show. Dopodiché raggiunse nuovamente il boccaporto per scendere sotto coperta. Il tempo stava peggiorando sempre di più e i suoi lunghi capelli ormai vibravano nell'aria come fili d'erba mossi dal vento. Forse hai ragione te, capo. In qualsiasi caso, da quel che dicono, quegli affari saranno visibili anche dalla terra. Magari sarà tra qualche giorno, magari tra qualche settimana, non l'hanno detto. Probabilmente non lo sanno nemmeno loro. Shaw non aveva perso l'entusiasmo nella voce e sembrava che tutto quello che Donald gli aveva detto gli fosse entrato da un orecchio ed uscito dall'altro. Il vento ormai fischiava prepotente contro la carena della nave, tanto da far muovere tra centinaia di cigolii il braccio meccanico fissato sul ponte di prua. «Sì, certo, come dici tu, Shaw. Continua a sperarci, ragazzo mio. Secondo me non c'è un bel niente là fuori». Ci sono solo le stronzate di Dana per fare più visualizzazioni sul canale. Ora è meglio che rientrate anche voi o tra poco vi gelerete le chiappe qua fuori. Donald oltrepassò il boccaporto diretto ai suoi alloggi. Una volta dentro raggiunse tempestivamente la Branda, colpito dall'impellente necessità di telefonare ad Ariel per sentirne la voce. Dove diavolo l'ho ficcato quel dannato affare? In precorro qua e là tra le lenzuola in cerca del telefono. Nulla lì, niente nemmeno qui, ma dov'è finito? Lo intravide poi nella tasca dei pantaloni da lavoro, dove lo aveva infilato la sera prima di coricarsi. Estrasse il cellulare dalla tasca e iniziò a far scorrere velocemente i contatti della rubrica con il pollice mentre si sedeva sulla branda. Selezionò la voce Ariel. E fece partire la richiesta di connessione telefonica. Questa volta sua figlia avrebbe risposto se lo sentiva dentro. Due squilli a vuoto e ancora nessuna risposta. Attese un terzo squillo, poi un quarto. Alla fine rinunciò interrompendo la richiesta di connessione. Si lasciò cadere appeso morto sul lettino sentendosi svuotare da ogni speranza. Erano due giorni che provava a contattarla senza successo. Il dispositivo gli scivolò sul petto mentre tornava a tormentarsi con i ricordi. Ariel era ferita nel profondo, furibonda, troppo fragile per sopravvivere in quel mondo così violento, eppure non le andava di parlare con lui, suo padre. Gli faceva male ammetterlo, ma le cose stavano così. Non comprendeva bene le dinamiche, ma era certo che sua figlia lo odiasse. Lo incolpava di tutte le catastrofi che si erano abbattute su di loro, compreso il suicidio di Elizabeth. Dannato postaccio! Non sarei mai dovuto partire. Chissà per quanto tempo ancora dovrò restarci, pensò Donald, rilassando i nervi tesi del collo e svuotando la mente. Le costole cominciarono a tremargli come se la corrente le stesse attraversando. Diavolo! Esclamò svegliandosi di soprassalto. Afferrò il telefono in bilico sul suo petto prima che cadesse a terra. Lo avvicinò alla faccia per vederci meglio. La scritta sul display diceva: Joe di Cesare sta cercando di contattarti. Donald accettò la richiesta premendo l'iconcina verde sul fondo dello schermo. Portò l'apparecchio all'orecchio e disse: Ciao Joe, come stai? Come. sei. Do... no. Le parole di Joe risultavano troppo distorte per essere minimamente comprese. Donald riportò il telefono davanti al viso per accertarsi che la chiamata fosse ancora in linea. Non ti sento bene, Joe. Anzi, non ti sento per niente. Il segnale è pessimo. L'indicatore mi dà solo una tacca rossa. Disse scandendo per bene le parole nel tentativo di farle risultare il più comprensibili possibile. Non poteva sentire cosa gli stesse dicendo l'amico, ma magari Joe avrebbe sentito lui. Comunque qui va tutto bene, Joe. C'è un po' di brutto tempo in arrivo, probabilmente è questa la causa del disturbo. Ariel, dov'è? L'hai sentita? Ho provato a chiamarla, ma non mi ha risposto. Donald parlò così rapidamente che rimase senza fiato nei polmoni e fu costretto a fare un grosso respiro per recuperare. Aveva paura che se la chiamata si fosse interrotta di colpo, anche le sue speranze di risentire la figlia sarebbero scomparse per sempre. «Joe! Joe! Non ti sento più! Joe!», urlò sconfortato. Ora la piccola tacchetta rossa del segnale era sparita del tutto, lasciando il posto alla scritta «chiamata offline». Donny lanciò il telefono alla base della branda, poi si agitò nelle lenzuola sbuffando come un poppante. Attese un quarto d'ora, nel caso Joe avesse provato a richiamarlo, poi, sconsolato ed irascibile, uscì dall'alloggio e svoltò a destra raggiungendo la sala-mensa. Aveva sentito un crampo allo stomaco per la fame e intendeva riempirsi con qualsiasi schifezza gli fosse capitata a tiro. Quando varcò l'ingresso, trovò un piccolo gruppo di uomini occupati a giocare a carte intorno ad un tavolino di lamiera. La stanza era di circa 5 metri quadrati. Grosse chiazze di muffa negli angoli del soffitto e pareti spoglie di un grigio tetro secernevano una sensazione di gelo che penetrava fin dentro le ossa. Donald raggiunse il distributore automatico situato sul lato sinistro della saletta, inserì i dati del suo conto nel piccolo computer. Selezionò due barrette di cioccolato e attese che il prodotto venisse erogato. I dolciumi scelti da Donald presero a muoversi dietro il vetro protettivo, scivolando in basso verso l'apertura da dove era possibile ritirarli. Come ho fatto a spendere così tanto per queste due cosette? si infuriò leggendo sul display della macchinetta il costo di quel piccolo acquisto. Nella sala mensa si diffuse un mormorio d'approvazione e uno degli uomini seduto al tavolo disse: Si fa prima a morire di fame. «Almeno i soldi che ci guadagniamo qui a bordo di questa carretta tornano a casa dalle nostre famiglie.» «Si stava meglio quando giravano ancora tutti quei contanti, vero?» replicò un altro, che dopo aver lasciato il tavolino gli andò incontro. Donny non ricordava il nome di quell'uomo, ma aveva già viaggiato diverse volte in sua compagnia e conosceva le sue tante doti da marinaio esperto. Rimase a bocca aperta, mostrando palesemente che non si ricordava il nome. «Sono Loris.» Non ti preoccupare, non mi offendo del fatto che non ti ricordi come mi chiamo. Nessuno si ricorda mai di noi poveri marinai, disse accennando ad un sorriso malinconico. Mi hai fatto ripensare a quando ero piccolo. Un mio amico riusciva ad entrare con il braccio nell'apertura, lì sotto, e svuotava completamente la macchinetta senza infilare nemmeno un centesimo. Ora è tutto diverso, purtroppo. Ci sono controlli digitali su ogni cosa che fai. Tra qualche anno sapranno addirittura se ti sei lavato i denti prima di andare a dormire, disse Donny recuperando le sue merendine dall'apertura alla base della macchina. Dopotutto in città è molto peggio rispetto qui. Io arrivo da Madrid e lì con i soldi che hai appena speso non ti compri nemmeno una barretta di cioccolato. Mia moglie era di Madrid, commentò senza guardare Loris. Il vecchio marinaio gli appoggiò una mano sulla spalla. Doveva aver percepito il dolore che Donald nascondeva nel profondo. Vivere in città è un suicidio. Con tutto questo inquinamento puoi permetterti di uscire solo a determinate ore della giornata. E la qualità del cibo è pessima. È per questo che la gente si sposta nelle campagne sempre più in gran numero. Ora ti devo salutare, Donald. Oggi mi aspetta il turno di notte. Ci vediamo domani mattina in sala mensa, capo. Magari facciamo colazione insieme. Loris si congedò uscendo dalla saletta. Donald tolse l'incarto ad una delle sue barrette energetiche e ne addentò avidamente uno spigolo. Capo! si sbigottì qualcun altro del gruppetto intorno al tavolino. Gli uomini che giocavano a carte erano principalmente del team sicurezza di bordo, ma alcuni di loro erano del reparto stiva, il settore peggiore di tutta la nave si occupavano di organizzare i rifiuti estratti dalle plastic cutter e di dividerli prima dello stivaggio in base alla composizione del materiale. Il fetore di quella robaccia rimaneva impregnata alle loro divise per giorni e gli uomini se la trascinavano dietro per tutti i ponti della nave. "Tu sei il capotecnico Reno", continuò lo stesso uomo enorme che aveva parlato poco prima. Donny rimase sorpreso. Forse si sentì preso in giro a causa dello strano accento con cui si esprimeva l'uomo. Fece per scartare l'involucro della seconda barretta energetica, poi ci ripensò mettendola in una delle tasche della divisa. Sì, sono io il capo dei tecnici. Donald Reno, piacere. Rispose Donald con voce piatta. Oh, finalmente conosco famoso capo tecnico. Esclamò pieno di emozione il gigante gentile che aveva davanti. Donny, è tre giorni che aspettavo di incontrarti. L'uomo strinse con forza la mano di Donald, che ebbe la sensazione che le dita gli si frantumassero. Dove sei stato in giorni precedenti? Non ti ho mai visto, né in cabina di comando né in sala mensa. Capitano Bordak, quel vecchio pazzo, mi ha parlato di te. Donald rimase lusingato, ma ancora non aveva capito con chi aveva a che fare. Se ti ha parlato il capitano Bordak di me, allora eh, saprai solo cose negative sul mio conto, disse Donny sorridendo. Eh, ma che maleducato sono, non sai nemmeno mio nome. Mi chiamo Boris, nuovo capo di sicurezza. Boris doveva essere originario dell'est Europa. Il suo pesante accento andava a modificare la cadenza delle parole cambiando a volte il senso delle frasi. Piacere, Boris. Sto andando dal capitano proprio ora. Vuoi accompagnarmi? chiese Donni, spostandosi verso l'uscita della sala mensa. Il gigante acconsentì, seguendolo fino al corridoio, poi si bloccò di colpo sulla soglia e riaffacciandosi sulla porta sbraitò. Avanti, ragazzi. Ora basta perdere tempo. Fuori su ponte a controllare che sia tutto ok per notte. Boris fece schioccare i palmi delle mani uno contro l'altro a modo di sveglia. Era appena entrato a far parte dell'equipaggio e diventando capo della sicurezza aveva scavalcato membri più anziani di lui che attendevano con ansia quella promozione. Forse era mal visto dagli uomini della nave, ma in fin dei conti era quello con più esperienza in ambito militare e aveva appena dimostrato istinto di leadership nel comandare i sottoposti. Poco distante dalla sala mensa si trovava il boccaporto della cabina di comando. Donnie lo raggiunse, girò la manopola ed entrò nella stanza dove stava il capitano. La nave cargo cominciava a mostrare i suoi anni di età. Scricchiolava sul mare sempre più agitato, gemendo terribilmente sotto le scariche di vento impetuse. Eccoti qua! esclamò il capitano Siri Bordak, vedendo Donald entrare nella cabina. Rideva di gusto seduto su un divano di fronte all'ingresso. Stava fumando un grosso sigaro immerso nell'aria stagnante della stanza e molto probabilmente era già ubriaco. Ad ogni tiro che faceva, grosse nuvole di fumo gli oscuravano la faccia, lasciando intravedere soltanto il luccichio dei suoi occhi, come fiamme nell'acqua notturna. L'odore che si diffondeva nella cabina di comando a Donnie ricordava tanto l'aroma dell'ufficio del padre di Joe. «Che si dice, capitano? Qualcosa di nuovo?» chiese Donald avvicinandosi al divano dove era seduto. Bordak doveva avere tra i 40 e i 50 anni. Paonazzo in viso, forse per il troppo tempo passato esposto al sole o forse per il troppo abuso di alcol. Era minuto, ma muscoloso. Conservava ancora la tonicità di un giovane. Donny dal canto suo non poteva dire lo stesso. «Ah!» Ma sei in compagnia di Boris, il nostro gigante. Non è che ti sei portato dietro qualcosa da bere dal tuo paese? chiese il capitano sputando fuori un'altra nuvola di fumo puzzolente. <ride> tu sei pazzo, Bordak, commentò Boris ridendo a crepapelle. Donald lavorava da anni insieme al capitano e ormai tra i due cominciava a instaurarsi una certa confidenza. È in arrivo una tempesta da nord con sotto le palle, capitano. Hai visto? Però, secondo i rilevamenti satellitari, dovrebbe dirigersi verso la costa della Florida. Il capitano scosse la testa sbuffando. <ride> Ma di quei fottuti aggeggi spaziali c'è poco da fidarsi, Donald. O forse mi sbaglio. Basta vedere quanto tempo ci mettiamo ogni volta a recuperare le seppie. Giriamo come dei deficienti per metà oceano, pensando di averla a fianco. E poi la troviamo da tutt'altra parte. I satelliti meteorologici fanno schifo. Meglio non fare affidamento su di loro. Bordak rilassò le gambe sopra il tavolino. Poi si rivolse al capo della sicurezza: Boris, tu sei nuovo qui. Non so come facevate le cose dalle tue parti, ma su questa nave la tecnologia due volte su tre te la mette nel di dietro. Speriamo soltanto che cambi direzione come l'ultima. Magari ci bagniamo solamente un po' le divise. Commentò Donald, fiducioso che l'avrebbero scampata senza troppi problemi. Sopra al tavolino erano sparse carte di ogni tipo, dai registri dell'equipaggio dove venivano riportati i nomi e nazionalità di tutti i membri, fino ai dati di navigazione, come rotte da seguire o altre informazioni utili al timoniere. Donald si sedette sul bracciolo sinistro del divano. Ho conosciuto il nuovo tecnico tedesco prima. Un certo Royce. Sembra in gamba. Cerca di non farlo scappare come l'ultimo, Bordak. Non abbiamo tempo per trovare un sostituto. Donald rise, ma poi divenne subito serio, mentre con le mani si rimboccava le maniche della divisa. Ah, sì. Buon per noi, Donald. Vorrà dire che ci impiegheremo meno tempo a controllare quelle bastarde di plastic cutter. Io non me la prendo mai con i miei uomini senza un valido motivo, ricordatelo bene, disse Bordak, lanciando un'occhiata anche a Boris. Quello invece che cos'è? continuò, riferendosi al tatuaggio che si intravedeva sul braccio scoperto di Donald. Ah, questo è il nome di mia figlia, capitano, scritto in giapponese. Mi ha tatuato lei stessa qualche anno fa. Ha un talento illimitato in ogni tipo di arte, dal disegno alla musica. Bordak allungava il collo come una giraffa per vederci meglio dal divano. «Ah, ha talento tua figlia, niente da dire. Come si chiama?» chiese tornando a sedersi composto. «Ariel. Se ti piace come disegna dovresti sentirla suonare il pianoforte. Miele per le orecchie.» Gli occhi di Donnie si colmarono di emozione al solo pensiero della sua piccola Ariel che componeva qualche musica celestiale. «Va bene, va bene, Donald. Stai calmo. Non vorrai scoppiare a piangere qui davanti a tutti. Qui davanti a Boris!» abbaiò Bordak sputando del fumo grigiastro. «Mi piace vedere opere come queste, soprattutto quando sono fatte nella buona e vecchia maniera, ad ago e inchiostro, e non con i metodi da femminucce che usano adesso. Devi andare fiero di tua figlia, Donny. È un artista. <coughs> Tossendo un'altra nuvola di fumo, il capitano prese a slacciarsi i bottoni della camicetta logora, mettendo in vista il petto villoso. Sui pettorali erano ritratti tre volti: una donna e due bambini piccoli. Mi piacerebbe se tua figlia finisse anche il mio di tatuaggio. Non vedi la faccia di mia moglie? Il disegno non è ancora finito e già fa venire i brividi talmente brutta. <ride> esclamò, esplodendo in una grassa risata, simile a quella dei super cattivi nei cartoni animati. Sto scherzando, non fraintendetemi, ragazzi. Amo mia moglie, però non scherzavo sul fatto che è brutta. È brutta sul serio. Bordak spense il sigaro alzandosi ancora sorridente dal divano. Cambiando discorso, ho una bella notizia per voi. Ho ricevuto l'ordine di cessare le operazioni di manutenzione in anticipo. Non ho capito quale fosse la preoccupazione dei grandi capi. Ma ci hanno ordinato di dirigerci immediatamente verso la costa del Portogallo e di attendere lì la flotta dell'ammiraglio Umbrian. Magari hanno individuato un altro gruppo di banditi, come l'anno scorso con il cargo dei Nicholson. Non lo so. In ogni caso verrete pagati lo stesso, quindi non cominciate a lamentarvi tra di voi perché vi faccio ingoiare i denti. Seguì una pausa in cui il capitano si preoccupò di riempire il suo bicchiere di rum fino all'orlo, senza offrirlo a nessuno dei suoi ospiti. "L'avete saputa quella storia del cargo dei Nicholson, vero?" chiese poi avvicinandosi al divano. "No, capitano, ho sentito solo delle voci e penso che Boris sia qui da troppo poco tempo per sapere qualcosa." Bordak si riallacciò i bottoni della camicetta, dopodiché assunse una posizione da narratore di fiabe. Circa un anno fa, durante una notte tranquilla, delle navi spuntate dal nulla hanno abbordato il cargo dei Nicholson senza che nessuno si accorgesse di niente. Quando l'equipaggio si rese conto di quello che stava accadendo era già troppo tardi. Erano circondati da ogni lato e la squadra di sicurezza non ha mosso un dito. I banditi hanno legato tutti e poi si sono presi la strumentazione di bordo, i motori e l'unità centrale della nave. A me lo hanno raccontato i ragazzi. Non ero presente di persona durante l'assalto, disse bagnandosi le labbra con il rum. Donald rimase scioccato nel sentire quella storia e non poté fare a meno di domandarsi come facesse il capitano a sapere tutte quelle cose, dato che non era un testimone diretto. Conoscendo però il brutto carattere di Bordak, decise di porre la domanda nel modo più educato possibile: Ma se non eri lì, come puoi sapere tutte queste cose? Insomma. Come fai ad essere sicuro che sia andata veramente così? Perché sono stato io a soccorrere l'equipaggio dei Nicholson. Tu, Donald, eri già sceso a terra da una settimana quando li ho raggiunti per soccorrerli. Erano già passati due giorni dalla razzia e l'equipaggio mi ha raccontato quello che era successo. Il capitano finì il drink in un sorso lanciando nel frattempo un'occhiataccia a Donny. Quindi non hai incontrato nessuna nave sospetta quando sei andato a recuperarli. Insistette Donald, incuriosito oltremodo dalla storia. Il radar di bordo non ha individuato niente, Donny, se è quello che mi stai chiedendo. Io ho visto solo un paio di piccole imbarcazioni. Probabilmente pescatori della costa. Come se ci fosse ancora qualcosa da pescare. In ogni modo saprei meglio di me che esistono motoscafi in grado di raggiungere velocità vertiginose e che a volte queste imbarcazioni riescono a sfuggire ai nostri strumenti di rilevazione. Il capitano si massaggiò la fronte con una mano, quasi volesse sciogliere la tensione che gli si stava concentrando sulla testa. Comunque sia, meglio non parlare troppo di questa storia. Alcune persone ai piani alti preferiscono che non si sappia in giro. Forse temono che l'equipaggio si caghi addosso e abbandoni i giri di manutenzione stagionale. Questo vale anche per te, Boris. Sei nuovo qui. Ma sappi che se tradisci la mia fiducia, ti getto in mare senza pensarci due volte. <ride> il capitano tossì ripetutamente nel tentativo di ridere. Donald, controlla dove diavolo è la seppia numero 5. Il mio rilevatore sembra essere in avaria. Guarda se ci capisci qualcosa te. Donny raggiunse il tracker della strumentazione di bordo collegato costantemente al satellite. Sulla mappa digitale, lì dove in teoria doveva trovarsi la plastic cutter numero 5, non vi era più il segnale identificativo. Donald aggiornò la lettura dei sensori, ma il segnale della Boa non ricomparve. I valori al lato dello schermo erano sballati, indicavano una breve distanza tra il cargo e la seppia numero 5, ma sul display non appariva niente. Qua dice che ci troviamo a poche ore di distanza dalla plastic cutter. Direzione nord-est, ma non ne sono tanto sicuro. Sembra che le letture siano disturbate. Non so come altro spiegarmelo. Probabilmente si tratta di un malfunzionamento dei sensori di bordo. È impossibile che la Boa abbia fatto così tanta strada in così poco tempo. Sì, che è possibile, donny, è la fottuta tempesta che si trascina tutto dietro: animali, navi, seppie, perfino la sporcizia. Ci credereste? Dopo il passaggio di una tempesta trovi sempre plastica da tutte le parti. E non parliamo della merda. Quando si spaccano i sistemi fognari delle città marine conviene essere lontani perché ti trovi le cose peggiori attaccate da tutte le parti. Donny sapeva bene di cosa stava parlando il capitano, ma non si sarebbe mai aspettato un risultato del genere. Una boa automatizzata trascinata da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico come se fosse stata un pallone da calcio. Bordak buttò giù l'ultimo goccio di rum che già da un po' di tempo nuotava sul fondo nel bicchiere come un girino. Dopodiché lo riempì nuovamente fino all'orlo. Sto cercando di contattare mia figlia da ieri, ma... Ma niente. Non mi risponde. Ancora, donny. Non vuole proprio parlarti allora. Bordak si scambiò uno sguardo con Boris. Donald sembrava demoralizzarsi sempre di più. Non sono più nemmeno certo che sia lei a rifiutare le mie chiamate. Magari è Dio che non vuole che mi scusi con mia figlia. Forse l'onnipotente preferisce che io crepi qui, da solo, in mezzo all'oceano. Disse Donald in tono quasi disperato. Il capitano esplose in una fragorosa risata, fissandolo come si fa con un pazzo: Donny, Donny, tu pensi troppo. Guarda le piccole cose, gioisci delle vittorie giornaliere, cerca di essere positivo. Dopotutto ci siamo risparmiati la puzza di tutta quella robaccia stipata nei magazzini delle seppie. Dovresti esserne felice, anche perché se mancava personale giù alla stiva andavate te e, te e i tuoi uomini ad aiutarli con quella merda. Di certo non scendevo io. Boris lesse lo sconforto sul volto di Donny e gli si avvicinò appoggiandogli una mano sul petto. Donny. Torna da tua figlia appena puoi e sistema cose. Soldi vanno e vengono, ma famiglia muore prima o poi e famiglia è unica cosa che conta veramente. Il capo della sicurezza aveva assolutamente ragione. Dimostrava di essere estremamente saggio e non solo un enorme omone in grado di spezzarti la schiena con un singolo colpo. Il capitano sbatté il bicchiere vuoto sopra il tavolo. Fissò di traverso entrambi i suoi ospiti. Passarono una manciata di secondi dove nessuno aprì bocca. Poi Bordak interruppe il disagio che aleggiava nell'aria della cabina di comando. Ora fuori dalle palle, Donald, ci stai rattristando tutti con le tue storielle del cavolo. Tornatene a dormire. Ora ho del lavoro da fare con Boris, ti faccio chiamare se ho bisogno. Accompagnò Donald al boccaporto di uscita, standogli silenziosamente alle spalle. Sono convinto che andrà tutto per il meglio, Donny. Non tormentarti troppo, disse prima di chiudergli il boccaporto in faccia. Donald ripercorse il corridoio fino ai suoi alloggi. Entrato nella sua cabina personale, aprì la tasca esterna della valigia ed iniziò a sondarne l'interno con una mano. Vi estrasse una vecchia foto, di quelle fatte con le vecchie macchine fotografiche. Era proprio quello che stava cercando. L'avevano scattata quando Ariel aveva appena sei anni durante una delle tante vacanze a Barcellona. Il mare non aveva ancora ingoiato quella splendida città e per lui e sua moglie era stata il loro nido d'amore. Con tutta probabilità quello era il momento più felice della sua vita. In fin dei conti erano stati così rari quei bei momenti che nella sua memoria risplendevano come stelle nelle tenebre che avvolgevano il resto della sua esistenza terrena. Ricordava tutto di quel giorno ormai lontano. I sorrisi di Beth e della piccola Ariel mentre si rincorrevano sulla spiaggia schizzandosi con l'acqua delle onde. Amava guardarle divertirsi e approfittava sempre di quegli attimi speciali per fare degli autoscatti con la macchinetta. Lo faceva anche per tutti i compleanni di Ariel o per gli avvenimenti importanti come le mattine di Natale oppure quando Ariel cresceva di qualche centimetro in altezza e Donald e Beth andavano ad incidere una tacchetta sullo stipide della porta per segnare il livello raggiunto dalla loro bambina in modo che un giorno potessero vederne i cambiamenti. «Cheese!» aveva urlato Ariel mettendo in mostra la finestrella che aveva al posto degli incisivi da latte. A quel ricordo Donald si lasciò scappare un sorriso commosso accompagnato da qualche lacrima che gli solcò il volto temprato dal tempo. Avvicinò la foto sbiadita alla bocca per baciare entrambi i volti. La strinse forte al petto e immerso nei dolci ricordi di quell'estate si addormentò. Giò di Cesare se ne stava sdraiato sul gigantesco divano in pelle nel salotto di casa. Le domestiche avevano avuto un giorno di riposo e quindi lui era libero di girare in mutande e pantofole. Erano passati ormai cinque anni dal primo uomo sbarcato su Marte e ora finalmente, dopo tanti anni, un altro evento degno di nota tornava ad incuriosirlo. Il giornalista di Canale 1 esponeva la notizia con voce elettrizzata. Allungò la mano verso il sottile telecomando della televisione e alzò il volume per sentire meglio. Sua moglie era ancora a letto e non poteva rimproverarlo del troppo casino come era solita fare. Alzò il volume della trasmissione quasi al massimo. La scoperta è frutto delle numerose osservazioni del telescopio RyStar, situato nel laboratorio astronomico delle Hawaii. Un gruppo di asteroidi è in rotta verso la Terra. Gli esperti li hanno definiti potenzialmente pericolosi perché passeranno vicino all'orbita terrestre, ma non rientrano tra quelli che possono provocare impatti che avrebbero effetti devastanti. Secondo gli astronomi c'è una possibilità su 50.000 che uno di questi possa colpire la Terra nell'arco di 100 anni. La velocità raggiunta dai piccoli corpi celesti è a dir poco sconcertante. Secondo gli ultimi rilevamenti, in poco più di due giorni, avrebbero attraversato circa 700 milioni di chilometri, che, per chi non lo avesse ancora capito, è una distanza davvero importante. La NASA ha già smentito questa teoria, dato che un qualsiasi corpo in viaggio nello spazio impiegherebbe svariati anni per spostarsi dai confini esterni del Sistema Solare fino ai pianeti rocciosi interni. Joe sentiva l'emozione diffondersi dalle gambe fino alla punta dei capelli. Finalmente aveva l'occasione di tirare fuori il vecchio telescopio dalla soffitta e godersi qualche spettacolo della natura. Ne avrebbe approfittato per mostrare per la prima volta il cielo stellato alla piccola Sara. Chissà se Donald sarà già di ritorno prima dell'inizio del fenomeno. Pensò. Sarebbe stato bello assistervi insieme all'amico come ai vecchi tempi. Quanti anni avranno avuto la prima volta che guardarono il cielo stellato? Nove? Dieci anni non lo ricordava più. Ricordava bene, però, il pomeriggio in cui aveva sfilato i soldi dal portafoglio di suo padre, dopo essersi intrufolato nel suo ufficio di nascosto. Era corso subito a chiamare Donald al telefono e insieme erano andati in città ad acquistare il miglior telescopio del negozio. Per i genitori di Joe, persone schiette, legate ai concetti fisici della vita, gli hobby del figlio erano sempre apparsi come inutili e alquanto irritanti. Lo rimproveravano spesso di passare poco tempo sui libri a studiare e invece troppo a fissare il cielo come uno stupido. Per lui, Donny era stato l'amico senza catene con cui poter fare tutto ciò che gli passava per la testa. La sera che Joe e Donny furono aggrediti dai bulli nel parco cittadino, il signor di Cesare aspettò fino a tarda notte che il figlio rincasasse. Lo aspettò in silenzio, seduto alla scrivania del suo ufficio. E quando lo vide varcare la soglia di casa, lo chiamò invitandolo a sedere. Joe, tu sai che cosa distingue gli uomini l'uno dall'altro? gli aveva chiesto accendendosi un sigaro dopo una breve pausa dominata solo dagli sguardi. Joe lo fissava intimorito senza rispondere. Avanti, figliolo. Sai qual è la differenza? Sì o no? Il bambino era sul punto di scoppiare a piangere, non tanto per la paura o il senso di colpa per aver rubato i soldi dal portafoglio del padre, ma più per il semplice motivo che non riusciva a gestire le emozioni davanti a lui. Ecco, guarda, disse alzandosi ed avanzando verso Joe dall'altro lato della scrivania. Appoggiò sul tavolo un portacenere, dopodiché agguantò un altro oggetto e ve lo posò accanto. Era la custodia di un orologio da polso. Un Rolex molto costoso. Vedi, figliolo, la differenza tra questi due oggetti è la stessa che c'è tra gli uomini. Anche la scatola del mio Rolex può essere usata come portacenere, aveva detto facendo cadere nella custodia un po' di cenere del sigaro dopo averlo picchiettato alla base con il pollice. Poi lo aveva diretto verso Joe e facendogli cadere della cenere sulla testa e sopra le spalle aveva detto. Anche un uomo può essere usato come portacenere, dopo tutto. Ma la cosa importante che devi imparare, Joe, è che un portacenere non potrà mai essere usato come custodia per un orologio di lusso. Per un Rolex come questo. Aveva spento il sigaro dentro la custodia, continuando a fissare Joe come se ne volesse scrutare l'anima. Il ragazzo si spolverò via la cenere di dosso, trattenendo a stento le lacrime e i singhiozzi. Tu hai grosse responsabilità verso l'azienda di famiglia e il tuo coltivare passatempi inutili ti fa solamente sbandare dalla via che io e tua madre abbiamo tracciato per te. Suo padre dava ordini di continuo, regole, comandamenti che Joe avrebbe seguito per il resto della sua vita. Anche ora nel salotto di casa sua, dopo trent'anni da quella sera del parco. Riusciva ancora a sentire la voce di suo padre che gli ripeteva semplicemente quella che sarebbe stata la sua opinione su un determinato argomento o su una decisione che doveva prendere nel quotidiano. Joe ricordava quella sera come se fosse successa il giorno prima. Il tempo sembrava correre: il vecchio ufficio del padre, la scrivania in quercia con mille cassetti, l'odore di sigaro ristagnante, ma soprattutto il profumo del suo dopobarba. Un miscuglio tra muschio bianco e pinoli. Joe allungò la mano verso il bicchiere di spremuta sul tavolino, fissando per qualche istante il pavimento sotto le sue pantofole. Il giornalista nel frattempo aveva ripreso il collegamento, dopo una breve intervista con il capo del gruppo di scienziati responsabili della scoperta. Tutti i maggiori esponenti del mondo scientifico concordano sul fatto che stiamo assistendo ad un evento mai studiato prima nella storia umana. Ciò che quindi noi tutti ci chiediamo ora è: esiste qualche possibilità che gli asteroidi si schiantino sulla Terra? Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Ormai ogni notizia era buona per fare ascolti, anche se la notizia parlava dell'imminente estinzione della razza umana. Joe abbassò il volume della trasmissione, dopodiché si rivolse al computer di casa. Edna, avvia chiamata vocale a Donald Reno. Il computer eseguì ed in breve tempo un segnale acustico lo mise in viva voce. Chiamata stabilita, signor di Cesare! annunciò una voce meccanica fuoriuscita dalle casse dello schermo. Ehi là, Donny, come te la passi? Ok. A, a Ariel, dov'è? Guardando il display, notò che era apparsa una scritta rossa che indicava che la connessione con Donald era andata persa. Provò nuovamente a contattarlo ma non ebbe successo. Ireno, le persone più difficili da contattare dell'intero pianeta, esclamò alzandosi di malavoglia dal divano fece per chiamare Rosi, una delle domestiche, ma si ricordò che aveva mandato tutti a casa quel giorno. L'enorme residenza dei di Cesare era così vuota e silenziosa. Olivia e la figlia Sara si sarebbero alzate a breve per andare a prendere il nonno alla casa di riposo fuori città. Il figlio maggiore Angelo aveva preso un aereo un mese prima diretto a New York per continuare i suoi studi specialistici e non sarebbe ritornato a casa prima di un anno. Tutti ne sentivano già la mancanza, soprattutto Sara, che era solita giocare con il fratello maggiore alla console virtuale. Edna spegne il televisore. Joe entrò in camera da letto, si liberò di vestaglie e pantofole ed agguantò il telefono dal comò prima di dirigersi verso il bagno. Edna rintraccia la posizione che hai rilevato nell'ultima chiamata e manda i risultati sul dispositivo mobile numero 3. Il computer elaborò. L'ultima posizione nota del contatto era stata rilevata nell'Oceano Atlantico poco distante dalla costa del Portogallo. Il bollettino meteorologico aveva dato l'allerta. Segnalavano che un grosso uragano si stava spostando da nord verso le Americhe, passando proprio accanto alla posizione di Donald. Negli ultimi anni i fenomeni atmosferici erano diventati sempre più violenti. Ricordava con rammarico le stagioni ben distinte l'una dall'altra, che si susseguivano puntualmente ogni anno, dalle caldi estati ai rigidi inverni. Le nevicate, pensò con nostalgia. Sarebbe magico se la piccola Sara potesse vedere la neve cadere fitta come un tempo. Ora faceva sempre caldo. Da dicembre fino a giugno si girava praticamente sempre in maniche corte e quando all'improvviso il tempo cambiava di colpo, rinfrescando l'aria, seminava devastazione ovunque, grandine, tifoni e chi più ne ha più ne metta. Joe lasciò il telefono vicino al lavandino ed entrò nella vasca idromassaggio dove l'acqua fresca stava già salendo, riempiendola lentamente. Si lasciò sprofondare nella schiuma rilassandosi completamente. La tecnologia navale aveva tenuto testa, per così dire, all'evolversi dei cataclismi naturali, ma ovviamente l'ingegno umano aveva dei grossi limiti, oltre i quali non poteva spingersi. Questi limiti si chiamavano Terra. Un pianeta spolpato fino all'osso, trattato senza alcun rispetto e martoriato da scimmie bipedi con l'audacia di autodefinirsi intelligenti. Purtroppo le cure degli uomini erano arrivate troppo tardi per fermare l'inesorabile fine che il loro mondo morente andava ad incontrare. Gli tornò in mente una frase che era solito dire suo padre: La razza umana. Siamo solamente una pianta rampicante che vive in groppa ad una quercia. Ci nutriamo succhiandogli la vita come parassiti. E fino a quando l'albero sarà pieno di forze entrambi prospereremo. Ma il giorno in cui l'albero comincerà a marcire. Solamente quel giorno, noi, la pianta rampicante, ci pentiremo di avergli succhiato così avidamente la vita. Ma quel giorno sarà troppo tardi, Joe. La quercia prima o poi si spezzerà, schiacciando il parassita che l'ha portata verso la prematura dipartita. Schiaccerà noi. Joe aveva odiato suo padre sotto moltissimi aspetti, ma non poteva negare che fosse stato un uomo saggio, come lo erano in pochi in quegli anni. Aveva capito già trent'anni prima che il futuro dell'azienda sarebbe dipeso dallo sfruttamento di energia pulita a basso costo. Si immerse completamente nell'acqua ricordando il passato. Lo spreco di acqua per bagni rilassanti di questo tipo era un lusso che solo in pochi potevano permettersi di quei tempi e Joe, ricco com'era, sguazzava tra mille vizi che aveva imparato a concedersi negli anni. Poteva permetterselo dopo tutto. L'acqua valeva quasi come l'oro e se volevi goderti piaceri di questo tipo servivano impianti molto costosi di riciclo e filtraggio delle acque sporche che andavano installati nell'impianto idraulico dell'abitazione. Forse è il caso che vada da Ariel, giusto per vedere se sta bene, pensò Jory emergendo. Era convinto che avrebbe fatto piacere a tutti rivedere la nipote che tra l'altro stava in gran forma ora. Uscì dalla vasca e con un asciugamano che trovò a portata di mano iniziò ad asciugarsi il corpo. Il livello dell'acqua nella vasca prese a scendere ritraendosi nelle tubature per essere filtrata. Edna, avvia chiamata ad aria al reno, ordinò Joe uscendo dal bagno con il collo nascosto sotto l'asciugamano. Operazione non riuscita. Utente non raggiungibile, signor di Cesare, annunciò la voce digitale di Edna. Tale padre, tale figlia, eh? Edna, accedi al sistema Donald Tracker 1, codice di accesso Joe 21. Dopo l'incidente di qualche anno prima, dove Ariel era andata in overdose scampando alla morte per un soffio, Donald aveva deciso di installare un'applicazione GPS per rintracciare la figlia ovunque si trovasse, in qualsiasi momento. La credevano tutti ad una festa di compleanno. E quando Joe e Olivia ricevettero la chiamata dell'ospedale che li avvertiva delle condizioni critiche della nipote, si sentirono morire dentro. Joe faceva parte della famiglia già da prima di sposare la sorella del suo migliore amico, e Donnie si era affidato a lui per tener d'occhio Ariel durante il suo viaggio di lavoro. Posizione rintracciata, riferì la voce di Edna. Edna, trasferisci l'indirizzo sul navigatore del fuoristrada ordinò Joe controllando sul telefono dove fosse stata rintracciata la nipote. Ah, ma è ancora la fattoria, pensò. Magari la sera prima aveva finito tardi di lavorare, oppure era uscita con qualche amica. In fin dei conti non conosceva nessuno degli amici di Ariel. A dire la verità non sapeva nemmeno se ne avesse qualcuno. Edna apri una casella registrazione sul contatto Ariel Reno. Joe indossò dei jeans, una camicetta nera e una cravatta che trovò sulla sedia accanto al letto. Un segnale acustico segnalò che il messaggio poteva essere registrato da quel momento in avanti: Ciao Ariel, sono lo zio Joe, sei sveglia? Senti, devo andare in città per lavoro. Passo da casa a salutarti. Joe chiuse la registrazione e ripose il telefono sopra la piastra di alimentazione del comò. Nel letto una montagna composta di lenzuola prese a muoversi tra i brontoli. Chi era, amore? Sarai già sveglia? chiese Olivia, sbucando con la testa dall'agglomerato di coperte. Sara dorme ancora, e se non la svegli te si alza questa sera. Ho lasciato un messaggio ad Ariel, adesso passo a controllare se va tutto bene. Tanto ho tempo prima di andare alla riunione, disse Joe, allacciando al polso il cinturino dell'orologio. Olivia alzò la testa dal cuscino ancora mezza addormentata. È successo qualcosa ad Ariel? Devo venire anch'io. No, Olivia, stai tranquilla. Donny mi ha chiesto di andare a controllarla tutto qui. Ti chiamo dopo per farti sapere com'è andata la riunione. Ah, mm, amore, secondo te sto meglio con la cravatta blu o quella verde? Chiese Joe voltandosi verso il letto matrimoniale. Quale dici che mi dà più l'aria da uomo potente ma allo stesso tempo misericordioso? Affiancò i due tipi di cravatta per semplificare il paragone alla vista della moglie. Sei il migliore, amore mio. Non serve una cravatta per definire chi sei. Vai in ufficio e falli a pezzi. Ribatté Olivia uscendo dalle lenzuola. Jo le lanciò un sorriso baciandola. Quando tornate, te e Sara, dalla casa di riposo? Penso che questa sera ci fermeremo a dormire in qualche hotel vicino alla clinica. Poi domani mattina saremo di ritorno. Va bene, ti chiamo più tardi allora. Dai un bacione a Sara da parte mia. Joe impresse un caloroso bacio sulla sottile fronte della moglie, dopodiché uscì dalla camera matrimoniale. Entrò nel garage passando dalla porta sul retro.